Qual è lo stato dell'arte del sistema culturale fanese, il percorso intrapreso sin qui, dove ci ha portato e quali sono le future strategie e metodiche di comunicazione più proficue per Fano? A queste domande si tenterà di rispondere sabato 26 maggio alle ore 8.30 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove si terranno gli Stati Generali della Cultura di Fano. L'obiettivo ultimo è quello di inquadrare una proposta culturale coerente con una visione di sviluppo della città. All'evento sarà presente Claudio Bocci, presidente di Federculture, l'associazione nazionale degli enti pubblici e privati, istituzionali e aziende operanti nel campo della politica e delle attività culturali, che afferma e sostiene il ruolo dell'impresa nella gestione di beni e delle attività culturali come fattore di sviluppo e di progresso. Gli Stati Generali della Cultura di Fano distinguono tre specifici tematismi dell'ambiente culturale della città e del territorio. Ogni tematismo marca le origini di un confronto, segna l'argomento dei lavori da esercitare in tavoli dedicati. I tre tematismi riguardano istituzioni ed eventi culturali, quindi il bilancio sociale della cultura a Fano, uso e funzione del patrimonio culturale della città e del territorio e branding e comunicazione. Noi annunciamo oggi per il 26 di maggio, quindi tra circa un mese, una giornata di lavoro che noi chiamiamo di Stati Generali della Cultura, ma che iniziano in realtà dai primi di maggio, quando i gruppi che chiameremo a lavorare, gruppi aperti a tutta la cittadinanza, quindi certamente associazioni culturali, persone di buona volontà che si interessino di questi temi affascinanti, vogliono dibattere quelle che sono delle sessioni tematiche, tre ne abbiamo individuate, su cui concentrarci. Ed è appunto la comunicazione il tasto dolente di tante realtà italiane che, pur avendo tesori inestimabili, non riescono ad emergere rispetto a siti mondiali che vantano un minor peso storico e culturale, ma che hanno di molto investito in comunicazione. Penso che ci siamo mossi in questi quasi quattro anni in quella direzione, insieme a tante altre città d'Italia, i risultati si vedono. Che dobbiamo fare ancora molto, quindi gli Stati Generali servono da un punto di vista per fare un bilancio di quello che è stato fatto in modo molto sincero, critico, ma soprattutto per rilanciare e vedere quello che si può fare in futuro.